Bentornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. La situazione meteorologica a livello europeo vede il ritorno momentaneo del vortice atlantico, che spinge sull'Europa una notevole quantità di aria mite e umida, a tratti fioriera di fronti precipitativi moderati. L'Italia in questo frangente è anch'essa interessata da un'area più umida e più calda. Il flusso meridionale sarà via via più intenso con l'avvicinarsi della depressione atlantica a partire dalla Francia e dalla Spagna. Tuttavia non ci saranno precipitazioni estese su tutta la nostra penisola, ma solo episodi piovosi concentrati sulle regioni più settentrionali. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 2 febbraio. Al mattino, tempo stabile anche se non sereno su entrambe le regioni. Sarà presente nuvolosità medio-alta di passaggio e conseguenza del fronte umido presente su tutto il Mediterraneo. Al pomeriggio, cielo parzialmente nuvoloso sulle zone costiere della Puglia e della Basilicata Ionica, ma senza fenomeni di rilievo. In serata, situazione stazionaria con nuvolosità sparsa senza fenomeni. Venti deboli moderati dai quadranti meridionali, per quanto riguarda i mari, mosso lo Ionio e il Tirreno, poco mosso calmo l'Adriatico. Temperature, come possiamo vedere dalla grafica, saranno in lieve aumento di 1-2 gradi sia nei valori massimi che nei valori minimi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Pietro Carnevale per questo bellissimo tramonto da Rodi Garganico, con cielo sereno e calma di vento, sinonimo dell'alta pressione che ci sta interessando proprio in questi giorni. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.